Franco Mautino, un rivarolese vulcanico. Sì, diciamo che mi piacciono un po' fare tutte queste attività già ai tempi di parecchi anni fa, quando avevo fondato il team di Alinghi con la barca che aveva vinto la Coppa America ed ero andato da mister Bertarelli a Ginevra. Adesso diciamo che questa è un po' una passione che avevo sin da giovane ed era 15 anni che non giocavo più a bocce. Ho ripreso quest'anno e ho cercato di fare a livello amatoriale un team mio che ho denominato 0.0, perché di solito tutti sono 2, 3, 4, 5, no, io sono uno 0.0, uno dei più scarsi, che però mi piace divertirmi con degli amici soprattutto. Poi questa avventura mi è stata anche possibile tramite a degli amici che mi faranno da sponsor per fare alcune gare qui nel territorio. Dove giocherete? Ma giocheremo a seconda delle gare che sono più consone alla nostra portata, che possono essere da Salassa, San Giorgio, a Rivara, a Pont, dipende un po' le gare che faremo. Questi miei compagni di avventura sono la base del team e poi in base alle competizioni che andremo a fare magari alterneremo alcuni giocatori e anche alla disponibilità, perché siamo tutti dilettanti e non è che uno può sempre magari essere disponibile. Quindi si parla sempre di competizioni amatoriali. Competizioni amatoriali, anche se tutti noi facciamo parte di una federazione, che è la Federazione Italiana Bocce, che è la FIB, che vedremo se c'è poi anche da fare qualche gara a livello che si possa giocare, lì lo valuteremo strada facendo. Adesso abbiamo già in programma 3 o 4 gare, che diremo poi un po' più avanti, e poi man mano che, come ho ripetuto e ripeto, vedremo quelle da fare che siano alla nostra portata, da poterci divertire e soprattutto divertirci con degli amici. È stata fatta una bottiglia per l'occasione? Ma sì, diciamo che ho voluto fare questa bottiglia per rievocare poi nel tempo questa nascita di questo team, che è una bottiglia con la mia persona e che la vedrete poi così, perché chi è vicino a noi, chi parteciperà con noi avrà un ricordo di questa avventura che viene fatta. Poi diciamo che io collaboro anche, se avete visto poi nelle maglie dietro, con gli amici dell'Abulismo Negasc, che sono quelli di Monte Carlo. Il team 0.0 ha una madrina d'eccezione, Ramona Della Barca. Sì, ma intanto perché siamo a Rivarolo e poi perché io e Mautino ci conosciamo da ragazze, quindi lui è uno meticoloso, magari andiamo a vedere anche qualche partita divertente. Appassionata però di bocce? Ma abbastanza, anche se non sono proprio, non sono brava insomma, però dato che lui a casa sua aveva un campo da bocce, piccolino, ma quando viveva erano vivi ancora i suoi genitori, allora la sera dopo la cena giocavamo a bocce, insomma, più o meno, e allora lì ho imparato qualcosa, ma poi sono appassionata di lui perché lui è un bravo organizzatore. Ramona Della Barca è personaggio pubblico canavesano. Al momento cosa sta facendo? Al momento sto veramente, tocchiamo ferro, non c'è niente di ferro qua, sto organizzando una cosa nuova, bella, secondo me bella, nuova, vi posso dire solo il titolo, Mi fido di te, e speriamo vada bene, grazie.